Prima di riaccendere le luci del nostro bosco, guardate un po', abbiamo acceso la nostra creazione. E la creazione di oggi è una bellissima lampada che illuminerà le nostre sere d'estate. E siete curiosi di sapere come si realizza? Adesso accendiamo il nostro bosco, perché di corsa andiamo a vedere tutti gli elementi che ci occorrono per realizzarla. E già a vederla, immaginate, sono veramente pochissimi. Stecche del gelato, un po' di carta crespa e soprattutto la nostra colla a caldo, ma soprattutto la fantasia. Andiamo di corsa! Allora, abbiamo cominciato a mettere da parte, visto che la stagione estiva comincia ad avvicinarsi, le belle giornate arrivano e abbiamo cominciato a mangiare i nostri super gelati, cominciamo a mettere da parte i nostri stecchi, perché ci serviranno per realizzare proprio la creazione di oggi. Ce ne occorrono parecchi, se eventualmente non li troviamo belli, perfetti e tutti uguali, li possiamo trovare in qualsiasi cartoleria, si trovano già belli che pronti, costano pochissimo e ci aiutano a realizzare questa struttura molto molto particolare. Allora, cominciamo subito, prendiamo la nostra pistola a caldo e cominciamo a mettere due punti di colla in questo modo, quindi dovremo creare dei moduli quadrati. Quindi è semplicissima questa operazione, perché andremo ad incollare le nostre stecchette creando l'angolo retto perfetto, quindi un angolo di 90 gradi in questa parte, e sovrapporre in questo modo le stecchine del gelato, quindi attaccarle semplicemente. Quello che andremo a creare non sono nient'altro che quattro strutture identiche fatte così, quindi niente di particolarmente complicato, vedete? Delle cornici fatte così. Ne occorrono quattro, almeno quattro. Io ne farò cinque perché creeremo anche il tappo, però quattro saranno sufficienti. Quindi punto di colla a caldo, quindi questa operazione è abbastanza semplice perché non richiede una grossa abilità né tantomeno grande attitudine alle arti, quindi è semplicemente da incollare degli stecchini. L'unica attenzione che dovete fare è crearli in modo identico, quindi i quadri devono essere uguali, non tutti storterelli, può capitare che per verificare sovrapponete, se si sovrappongono sono identici. Ancora le nostre stecchine, prendiamo, le incolliamo, superiore, e voilà, quindi andremo a realizzarla in questo modo, è semplicissimo. Questa operazione è adatta anche ai bambini più piccoli, quindi escluso l'utilizzo della colla a caldo, possono farlo tranquillamente anche i bambini più piccoli. E siamo a già tre. Ne ho già realizzate tre. Passiamo alla quarta. È una lampada che può essere utilizzata, adesso ci avviciniamo già al tempo estivo, perché no, nelle nostre sere d'estate, per creare un po' di atmosfera sul tavolo, ma anche come piccola idea regalo. A me, sapete, piace sempre realizzare dei piccoli doni, dei piccoli regali fatti in maniera artigianale, proprio perché hanno un valore più grande. Perché ci abbiamo messo l'impegno, c'è un'idea dietro, c'è un lavoro, insomma, ha sicuramente un valore più bello. E siamo già a 4. Ne facciamo un'altra, visto che abbiamo tempo, ne facciamo subito un'altra. Quindi 4 e eccoci qui. Sarà il tappo. Naturalmente il materiale che potete utilizzare per realizzare la lampada è il più disparato. Potete utilizzare, come ho fatto io oggi, la nostra carta crespa, oppure delle carte veline, oppure addirittura anche la carta delle fotocopiatrici va benissimo, quella bianca, perché con un piccolo lume, mi raccomando, a LED all'interno e non una candela, perché essendo di carta c'è la certezza che si bruci, quindi un lume a LED si trovano ormai comunemente, una piccola lampada a batteria, e si crea un'atmosfera molto molto particolare. Allora, realizzato i miei 5 quadri, eccoli qua, che posso personalizzare poi con delle piccole aggiunte, con dei piccoli dettagli. Io questa volta andrò ad inserire, visto che ne avevo, mi erano avanzate da una creazione precedente, delle bacchettine, degli stecchi del gelato colorati. Quindi guardate che cosa andremo a fare. Creeremo dei reticolati irregolari, quindi in questo modo, di diverso colore, così,
che non solo serviranno a rendere un po' più dinamica la nostra creazione, ma daranno anche un po' di struttura, perché rischiamo altrimenti che la carta si buchi facilmente. Con questa struttura invece abbiamo trovato un escamotage un pochino più particolare. Allora, eccolo qua, quindi ne facciamo una e ne facciamo due, quindi due saranno sufficienti, le altre le possiamo lasciare anche così come sono. Se lo vogliamo fare per tutte le pareti, ciò non toglie che possiamo farlo, insomma, senza problemi. Allora, quindi andremo a fare così. Quindi qui dovete essere veramente fantasiosi, quindi non creare una struttura regolare, è più bella una struttura irregolare, perché ci dà movimento alla nostra creazione. Così. Quindi andremo a creare queste due strutture in questo modo. Allora, che cosa andremo a fare ora? La parte più divertente, quella che mi piace di più, andremo a mettere la nostra carta crespa. La carta crespa è molto sottile e permette alla luce di oltrepassare. Quindi avete visto all'inizio come si crea una bella atmosfera con questa carta. Se la utilizzate rossa, poi sarà praticamente perfetta. Io vi consiglio di utilizzare colori un pochino più scuri, perché la carta crespa tende a cedere la luce e a non fare l'effetto che deve fare. Quindi vi consiglio un rosso, un blu molto scuro, un verde molto scuro, sono colori molto belli. Ad esempio un giallo rischia di diventare bianco con la luce all'interno. Quindi andremo a ritagliare quattro quadrati leggermente più grandi, perché poi li priveremo. Quindi regoliamoci più o meno sulla grandezza dei quadrati e poi li faremo un po' più piccoli. Meglio eccedere un pochino che poi rischiare che non vadano bene. Vediamo se qui riesco a recuperarne un pezzo. Assolutamente sì. Quindi 3, mettiamo da parte, quindi 1, 2, 3 e ne taglio un altro. E voilà. Questa carta che ho trovato è molto particolare perché è veramente sottilissima, quindi l'effetto che si crea è veramente molto 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 bello. Allora, che facciamo adesso? Attacchiamo naturalmente la carta nella parte meno sporgente, cioè dalla parte opposta a dove abbiamo attaccato le nostre stecche colorate, queste qui per capirci, quelle che quindi andremo ad attaccare dietro. Quindi un po' di colla, questa volta utilizzerò la colla stick, quindi con la nostra colla stick andremo ad attaccare la nostra carta velina, che è semplicissima. Allora, cosa faremo? Così appoggiamo semplicemente tirando un pochino, e ci aiuta la carta crespa perché è abbastanza elastica. Togliamo l'eccesso, così, e togliamo anche l'eccesso nella parte sottostante. Perfetto, schiacciamo per bene, tirando sempre un pochino, e vedete? Praticamente ho creato il primo schermo della mia lampada. Lo metto da parte. Faccio la stessa cosa con la seconda. Ripeto, tutte operazioni abbastanza semplici e ripetitive, quindi non c'è nulla di particolarmente straordinario, ma l'effetto, come avete visto, è molto 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 bello. Allora, ancora attacchiamo qui, tiriamo per bene, ecco qui, guardate, perfetto, togliamo l'eccesso. Quindi andremo a tagliare un po' di eccesso, in questo modo. Se voi volete potete aiutarvi con un taglierino, fate prima, ma altrimenti va benissimo anche così. Perfetto. Eccesso. Dietro non vi importa, non deve importarvi che è tutto irregolare, perché poi l'effetto bello sarà davanti, guardate. Mettiamo da parte. Due, siamo arrivati al terzo, questa volta ci occorre semplicemente della carta perché non abbiamo messo le stecchine del gelato colorate, quindi incolliamo in questo modo, attacchiamo tutto rapidissimissimamente, così, così, e togliamo l'eccesso. Perfetto. Se utilizziamo un'altra carta, la carta crespa non è adatta per questa operazione che sto per dirvi. Cioè possiamo anche fare delle scritte, però andremo ad utilizzare una carta che non assorbe il colore, altrimenti se io scrivo qui sopra si espande completamente, quindi faccio un pastrocchio per capirci. Ultimo, perché il tappo poi se volete lo farete, altrimenti può rimanere benissimo
benissimo così. Ultimo è questo qui. Schiacciate bene, tirate la vostra carta velina, eccola qui, e tagliate l'eccesso. Ho fatto un carnevale di carta qui sopra, voi sapete che la carta da noi non manca mai, e quindi ecco qui, abbiamo tolta, perfetto. Ultimo, semplicissimo. Passiamo ora ad incollare il tutto. Come facciamo? Operazione un pochino complicata, perché bisogna essere abbastanza precisi. Attenzione, sul bordo della cornice andremo a mettere un filo di colla a caldo. In questo modo non preoccupatevi di essere rapidi, perché anzi, se la nostra colla a caldo diventa un pochino più meno liquida, è ancora meglio, perché andremo ad incollarci subito dopo un'altra parte, così. Schiacciamo per bene, poggiamo sul tavolo in modo tale da avere un assetto preciso, vedete? Così. Facciamo le altre due operazioni identiche, quindi colla a caldo, questa volta la metterò qui, in modo tale che un filetto, non eccedete, perché la colla a caldo sapete che sul legno ha una presa molto molto forte, quindi non occorre metterne tantissima. E mettiamo all'interno, spremiamo, premiamo un po', ok, abbiamo fatto anche la terza, vedete? Ed ora chiudiamo con il nostro quadratino, quindi colla a caldo, questa volta la metteremo su due lati, quindi da questa parte e da questa parte, e voilà, abbiamo chiuso la nostra lampada, così e così. Prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno, vedete? Praticamente la nostra lampada è completa. Se volete, a me non piace molto, quindi non lo utilizzerò, ma se volete potete mettere un bel tappo. Vi faccio vedere come farlo. Sempre con la stessa tecnica, prendiamo un foglio di carta, chiudiamo. Bisogna fare lo stesso, un quadrato, semplicissimo, e andrà a chiudere il tutto. Quindi andremo a mettere la colla a caldo, la colla a stick, scusate, lungo il nostro perimetro, quindi faremo così, schiacciamo per bene, non facciamo fare le pieghe. Ripeto, la carta crespa è adattissima, perché si modella un po' come vogliamo, sembra quasi della stoffa. Ah, ecco, una bella idea potrebbe essere rivestirla anche con della stoffa, il raso andrà benissimo, perché lascerà trapassare anche la luce e creare un effetto molto molto elegante. Quindi casomai potremmo fare le stecche del gelato nere per una serata d'estate su una tavola, sarà molto elegante tenere la nostra lampada. Colla a caldo nella parte superiore, vi faccio vedere anche il modo di chiuderla, quindi tutta deve essere riempita, non eccedete, fate un lavoro pulito, stando attenti a non scottarvi naturalmente, e chiudiamo con il nostro tappino, così. Perfetto, ecco qua, la nostra lampada è praticamente pronta, guardate che bella, pronta per illuminare le nostre feste, perché no, portare un po' di colore sulla nostra tavola. Allora, se vi siete persi tutti i passaggi perché eravate distratti o non ricordate qualche cosa in particolare, di corso andiamo al nostro Rivediamo Insieme. Per realizzare la nostra lampada occorrono 5 moduli realizzati tutti allo stesso modo, quindi attacchiamo le nostre stecchette del gelato, quindi facciamo un modulo quadrato, semplicemente una cornice quadrata, ne dovremo fare 5 se vogliamo anche realizzare il tappo. Ora passiamo a decorarle, quindi con delle stecche più piccole andremo a fare dei disegni geometrici quasi irregolari per dare un po' di colore e un po' di movimento alla nostra lampada. Passiamo ora ad attaccare la carta, che io in questo caso ho utilizzato come carta crespa, che è una carta che lascia trapassare la luce ed è molto elastica, si lavora facilmente. Ricopriamo tutte le cornici, assembliamo il tutto, il nostro cubo praticamente, mettiamo una luce rigorosamente a LED all'interno e praticamente la nostra lampada delle feste è prontissima.
Allora bambini, noi ci diamo appuntamento come sempre la prossima settimana, sempre su Teleuniverso, sempre con Dindon Art e sempre naturalmente con la creatività. Armatevi naturalmente di forbici, di colla e soprattutto di fantasia, perché anche la settimana prossima ne vedremo delle belle. Ciao bambini!